Grazie Presidente. Dov'è Pepe? Eccolo. Qua. Vai Pepe. Era soltanto per sottolineare che il ministro qui presente non è Toninelli ma Patuanelli e che all'ordine del giorno non c'era l'IVA ma l'ILVA, per cui evidentemente parlavamo di un'altra seduta. È proprio vero, Presidente, signor Ministro, che non ci sono più i comunisti di una volta, o forse non ci sono più i comunisti, se trattando di un tema così importante che riguarda la nostra splendida nazione, che riguarda il futuro di circa 20.000 lavoratori, i banchi del governo, nell'epoca in cui c'è un esecutivo più a sinistra di tutta la storia della Repubblica Italiana, sono vacanti, sono vuoti e hanno visto lì desolato, e ci dispiace, signor Ministro, il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico. E non ci sono più i comunisti di una volta, non esistono più, se nonostante questo dramma sociale dai banchi sinistri di questo emiciclo sentiamo soltanto filastrocche e poesie, nemmeno una soluzione, nemmeno una prospettiva per venire fuori da questa drammatica situazione. Signor Ministro, io ho pochi minuti a disposizione, però voglio dirle in premessa una cosa: quello che dirò non è rivolto alla sua persona, ma è rivolto al responsabile di questa situazione, che sapendo di essere responsabile è assente, l'assente colpevole, al Presidente Conte, che è il vero autore di questo sfascio sociale che si trova a vivere l'Italia. E come ha detto qualcuno prima, Conte deve ricordare di non essere l'avvocato, perché intentare una causa laddove ci sono i presupposti per farla è un dovere della pubblica amministrazione, è un dovere dello Stato. Però alla vostra osservazione, alla sua osservazione, Ministro, noi faremo causa a Mittal. Io le chiedo, e nel frattempo che fine faranno quegli stabilimenti? Che fine faranno quei lavoratori che soltanto un anno fa hanno visto risplendere nei loro confronti la speranza? Perché avevano visto riprendere un cammino di uno stabilimento, di un nuovo percorso, di un indotto. E io le dico però con rispetto, signor Ministro, se lei fosse stato un avvocato e avesse difeso oggi un imputato in un'aula di un tribunale penale, con lo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa strategia con la quale ha illustrato questa sua, me lo consenta, pessima relazione, questo imputato avrebbe preso il massimo della pena con tutte quante le aggravanti. Perché non è possibile limitarsi a dire una cronistoria senza una soluzione. Non è ammissibile in questo momento. Lei chiede, lavoriamo insieme, la Lega c'è, lo ha detto ieri Matteo Salvini, lo ha ribadito oggi il nostro capogruppo. Noi faremo di tutto perché non si perda un solo posto di lavoro. Il problema è che voi non ci siete, e non soltanto fisicamente, non c'è un disegno. Avete distrutto il piano A, non si vede ancora il piano B. E non si dica che lo scudo penale non c'entra nulla, perché con l'abolizione dell'articolo 14 del decreto salva imprese, che tutti voi, PD, Italia Viva, avete votato con la fiducia, avete armato ArcelorMittal e avete dato l'alibi per fare tutto ciò che sta accadendo oggi. Questa è la verità. Diversamente non si spiegherebbe il dietro front di Renzi, non si spiegherebbe il dietro front del Partito Democratico, non si spiegherebbe nemmeno l'apertura del Presidente Conte fatta ieri sera. Va bene, siamo favorevoli alla reintroduzione dello scudo penale. Perché questo? Era un alibi? Perché gliel'avete concesso? E chi concede un alibi è un complice! Ma noi teniamo a questi lavoratori e vi diciamo, volete collaborare? L'opportunità è dietro l'angolo. Subito. Votate il nostro emendamento, l'emendamento della Lega che prevede la reintroduzione dello scudo penale nel decreto clima. Ricominciamo da questo presupposto per lavorare insieme. Noi ci siamo.
Ci siamo perché siamo convinti, e siamo convinti anche perché i problemi sono... Siamo noi, grazie Presidente, siamo noi che diciamo che non si tocca un solo posto di lavoro e che devono rispettare il piano industriale, ma il vero problema è questo governo che è incapace, che è diviso, che è confuso, che è incoerente all'interno delle stesse posizioni, perché non vedo l'ex ministro Barbara Lezzi. Ieri ha detto una falsità, ha detto che grazie a Matteo Salvini e alla Lega hanno abrogato lo... Si avvia a concludere perché è già fuori tempo abbondantemente. Concludo. La verità è che il ministro Barbara Lezzi, l'ex ministro, nel Consiglio dei Ministri del 6 agosto, nel quale è stato approvato il decreto legge salva imprese, era presente e ha votato favorevolmente allo scudo penale. È chiaro che oggi non può cambiare idea, perché ha cambiato tante volte idea. E Presidente, mi consenta qualche secondo. Da uomo del Sud... Lei aveva 5 minuti. Sud, non potete dividere in due il tempo e poi parlare tanto. Calma, ha parlato 5 minuti e 30. Da uomo del Sud. 10 secondi. Da uomo del Sud. Era presente. Presidente, da uomo del Sud, mi consenta un'ultima riflessione. Ribadisco che è un problema della nostra nazione, dal Piemonte alla Calabria, ma da uomo del Sud, una preghiera, ministro Toninelli, lo dica al presidente Conte, non dica Patuanelli, mi perdoni. Deve chiudere adesso, deve proprio chiudere. Mi perdoni. È buona pratica sapere gestire il tempo. Stefano è un uomo del Sud come me, dica al presidente Conte che non si riga a patriota del Sud, non può fare il patriota del Sud. Va bene, è molto chiaro, la ringrazio. Bene. Va bene, molto chiaro.